un importante agente. Se c'era qualcosa di falso in quel sorriso, nessuno se ne accorse. Era falso, ma Peter era un importante agente dei servizi segreti del suo paese ed era impaziente che i suoi ospiti se ne andassero. Non vedeva l'ora di andare nel bagno, dove era nascosta la sua trasmittente, per mettersi in contatto con i servizi. «Morti ai nostri nemici», brindò, sforzandosi di sorridere, e congedò gli ospiti. La mattina Peter si svegliò poco prima delle 6 e si rigirò sotto il piumino. Nel dormiveglia sentiva il calore del suo corpo, si rannicchiò accanto al cuscino. Pensò al suo lavoro segreto e privo di controlli. Lui, come agente dei servizi, all'inizio della carriera, aveva ucciso 2 persone per ordine del suo governo. Ma perché nel dormiveglia ricordava quelli che gli sembravano omicidi e non atti di una guerra segreta? Cercò di scivolare fuori dal letto, ma il dormiveglia lo richiamò svelto sotto il piumino. Perché? Commento. Perché nello stato di coscienza chiamato dormiveglia, Peter si accorse di essere un altro da sé. Rivisitava i gesti della sua vita secondo una logica che non aveva nulla a che vedere con la logica della mente. Prima aveva giudicato i suoi assassini con passione, con la mente, perché facevano parte del suo lavoro. Nel dormiveglia li giudicava al filtro dei suoi corpi superiori.